Sostiene di aver imparato tante cose, di essere cresciuta, di essere diventata grande, anche se anagraficamente 30 anni li compierà il prossimo 27 marzo. È naturalizzata italiana dal 2013, ma il suo pensiero è sempre rivolto a Vinizia, una piccola cittadina a 200 km da Kiev, dove vivono da tempo mamma Oksana e papà Sergi. Il centro di preparazione olimpica Bruno Zauri Formia ha ritato alla atletica leggera italiana una campionessa che ora sogna in grande in vista dei mondiali del prossimo agosto a Budapest e delle Olimpiadi dell'estate 2024 a Parigi. Daria Derkash lo scorso fine settimana ha conquistato infatti a Istanbul con la misura di 14 metri e 20 centimetri una bellissima medaglia d'argento nel salto triplo nel corso dei campionati europei indoor. L'Italo-Ucraina non saliva su un podio che conta dal 2013 quando colse un argento ed un bronzo ai campionati europei Under 23. Da allora, il buio. Daria decise di dare una svolta alla sua carriera lasciando Pagani in provincia di Salerno per vivere 365 giorni l'anno in riva al Golfo, dove ha trovato l'equilibrio, come dice, che le mancava. Sono riuscita finalmente a gestire la gara anche tutta la stagione, questa stagione invernale, con molta più serenità, tranquillità e consapevolezza. Quindi posso dire che qualche modo un pochino sono cresciuta rispetto agli anni scorsi che magari andavo in panico per il centro di preparazione olimpica, che ci permette ogni giorno di fare del nostro meglio perché il clima è fantastico, la struttura ha tutto, quindi è sicuramente stato è una parte della medaglia. Salendo sul podio europeo di Istanbul, la Derkash ha rivolto naturalmente un pensiero ai suoi connazionali in difficoltà. Ho i miei parenti, vivono tuttora lì. E quindi è una cosa secondo me molto dolorosa e molto assurda, mi fa anche un po' strano parlarne perché io non vivo la guerra in prima persona, quindi non oso immaginare il dolore che provino quelle persone. E mi sembra strano che nel 2023 ancora non siano, con tutti i mezzi che abbiamo, bisogna ricorrere ancora alla guerra, vera guerra, per risolvere delle questioni politiche.